Ciao, bentornato al programma TV di oggi con notizie come Alfonso Signorini si muove in prima persona e tenta una mossa per salvare l'allarme scoppiato in casa, deve entrare subito al Grande Fratello. Al Grande Fratello VIP 2022 non si vive un solo attimo di pace. Questa edizione, che verrà ricordata principalmente per il caso Marco Bellavia, scoppiato a pochi giorni dall'inizio, non sta regalando grosse soddisfazioni in casa Mediaset. Tra abbandoni, esclusioni e espulsioni, c'è una vera situazione da allarme rosso in casa, continuando così, il numero dei vipponi si continuerà a ridurre sensibilmente e sarà impossibile far proseguire il reality fino alla primavera. Per questo appare necessario apportare dei correttivi. Alfonso Signorini, Deus ex machina della trasmissione, pare si stia muovendo in prima persona per cercare di smuovere le acque e far sì che, in breve tempo, la trasmissione possa salvarsi da quella che pare una conclusione annunciata. Una prima telefonata sembrerebbe essere stata fatta nelle scorse ore. Alfonso Signorini alza la cornetta. Entri nella casa del GF? Per risollevare le sorti del prodotto di punta di Canale 5, Alfonso Signorini si sarebbe messo in testa un'idea tanto folle e tanto geniale, riportare in casa un vippone che lo scorso anno ha fatto il bello e il cattivo tempo. Al momento, secondo indiscrezioni circolate nella rete, il re del GF VIP starebbe pensando di riportare in casa Alex Belli, vera stella della scorsa edizione, vinta infine da Jessica Selassie. Belli, che è rimasto ancorato al mondo Mediaset e che parrebbe essere in attesa di un'ulteriore occasione sotto le luci dei riflettori, potrebbe accettare di buon grado l'offerta, con l'obiettivo di creare alcune dinamiche che sembrerebbero essere necessarie al GF per risollevarsi. Il primo obiettivo di Belli potrebbe essere quello di far chiarezza sul matrimonio di Jaele, tema molto scottante di queste ultime ore. Si parla insistentemente di una prima telefonata esplorativa fatta da Signorini per comprendere la disponibilità di Belli a rientrare in gioco, ma sull'esito di questo tentativo ancora non circolano informazioni. L'affare si concretizzerà? Vedremo se i rumors circolati sulla rete si confermeranno. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.